Torino è brutta. Una città industriale. Una città grigia. A Torino non c'è niente da vedere. Ma ne siamo sicuri? Non è che avete un po' voglia di guardare questo video, che poi magari alla fine cambiate idea e avete voglia di venire a visitare Torino? Vogliamo scommettere? Andiamo! Ciao Torino, mi vado via, vado lontano. E allora partiamo alla scoperta di Torino. Vabbè, ma da dove iniziare? Beh, ma certo, un video di Torino non può che iniziare da qui. Piazza Castello, vero centro di Torino, lo vedete alle mie spalle, il Palazzo Reale, che è solamente una delle residenze dove hanno abitato i Savoia. Lo sapete, 1563 Torino diventa la capitale del Ducato di Savoia e si cominciano a costruire delle sontuose residenze per ospitare proprio i regnanti. Ora, se facessi un video solamente sui castelli, residenze dei Savoia, starei qui per un'ora solo a parlare di questo. Molto velocemente, Palazzo Reale, che nel corso dei secoli è stato rimaneggiato, riarredato, ristrutturato. Lo vedete, lo stanno facendo ancora dietro di me, ma questo è solamente uno che non potete mancare di visitare, è vero. Ma vogliamo parlare della Venaria Reale, del castello di Racconigi, del castello di Moncalieri, del castello di Rivoli, della palazzina di caccia di Stupinigi e così tanti tanti altri, alcuni dei quali sono ovviamente patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma ce n'è uno che è molto importante e anche molto bello, che però non è inserito nella lista dell'UNESCO. Alle porte di Torino, sulla collina di Superga, il duca Vittorio Amedeo II fece realizzare una grande chiesa all'inizio del Settecento, in onore della Vergine che guidò l'esercito piemontese alla vittoria contro gli invasori. La basilica è un gioiello architettonico progettato da Filippo Juvarra, dove si possono visitare anche gli appartamenti reali e le tombe reali dei Savoia nei sotterranei della basilica. E purtroppo la fama di Superga è strettamente legata alla triste storia del Torino, il grande Torino, una delle squadre più forti di tutti i tempi. Negli anni 40 praticamente vincevano tutto. 5 campionati di fila, Coppa Italia, prima squadra italiana a vincere campionato e Coppa Italia nello stesso anno. Forza! Meglio! Fuori! E chissà quanto altro avrebbero vinto se il 4 maggio del 1949 l'aereo che li riportava a casa dopo un amichevole a Lisbona non si fosse schiantato proprio qui a causa della foschia e di un malfunzionamento dell'altimetro. Quel giorno persero la vita 31 persone, tutta la squadra del Torino, lo staff tecnico, l'equipaggio dell'aereo e i giornalisti, in quella che ancora oggi è considerata forse la tragedia peggiore non solo del calcio italiano ma dello sport italiano. Tragedia che però viene ricordata ogni 4 maggio con l'istituzione della Giornata Mondiale del Calcio. Il 6 maggio del 1949 le salme dei defunti furono esposte qui, per un ultimo saluto al grande Torino prima dei funerali. E non poteva che essere questo il luogo dell'ultimo addio al grande Torino. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Palazzo Madama, forse l'edificio più illustre di tutta la città, che racchiude in sé circa 2000 anni di storia. Fu anzitutto un'antica porta d'ingresso all'insediamento romano di Augusta Taurinorum. Qui c'era la porta pretoria. Poco più in là, vicino al Duomo, si vede tutt'oggi una delle più grandi e meglio conservate porte romane, la Porta Palatina. In seguito fu una fortezza a difesa della città fino a che i Savoia lo ingrandirono e ne fecero un vero e proprio castello e diventò in seguito una dimora per gli ospiti dei Savoia. Fino al 600, quando due donne di casa Savoia, due madame reali, da lì il nome Palazzo Madama, commissionarono importanti lavori di ristrutturazione e quindi a loro si deve anzitutto il nome ma anche l'aspetto attuale del palazzo,
soprattutto la splendida facciata di Filippo Juvarra, un grande architetto barocco che nel Settecento lavorò molto a Torino per i Savoia. Ora è in ristrutturazione, ve la faccio vedere meglio così. In seguito questo edificio fu un commissariato di polizia, osservatorio astronomico, corte di cassazione, anche sede del governo francese durante l'epoca napoleonica, fino a diventare nel 1934 la sede del Museo Civico di Arte Antica. Passeggiando per il centro, sotto gli archi di Via Roma. Beh, ma se parliamo di musei, allora a Torino c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Andiamo a dare un'occhiata e cominciamo dal celeberrimo Museo Egizio, che era nato come collezione privata dei Savoia e oggi è il museo egizio più antico del mondo e per importanza e numero di reperti secondo solo al Museo del Cairo. Mica male, eh? Mica male no, e non è neanche l'unico. Palazzo Carignano, ma guardate che bello questo splendido palazzo barocco del 600 che fu la Camera dei Deputati del primo Parlamento subalpino. In seguito 1861 Unità d'Italia iniziarono i lavori per quello che sarebbe dovuto essere il primo Parlamento italiano, ma i lavori terminarono nel 1871 quando la capitale d'Italia era già stata spostata a Roma e per cui cosa farne di questo palazzo? Beh, ma la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. E non ultimo il Museo Nazionale del Cinema, ospitato ovviamente alla Mole Antonelliana, uno dei simboli di Torino, ma che dico, uno dei simboli in Italia. Avete presente quelle monetine di rame, quelle da 2 centesimi, fastidiosissime, che ritrovate in tasca, siete in macchina, le perdete, vi cadono lì in mezzo ai sedili? Ecco, lì sopra c'è la Mole Antonelliana, che sappiamo tutti si chiama Antonelliana dall'architetto Antonelli che la progettò, che però non la vide mai completata perché morì nel 1888 mentre l'edificio fu completato l'anno seguente. Però magari non tutti sanno che si chiama Mole perché in passato fu l'edificio in muratura più alto del mondo, 167 metri e mezzo per essere precisi, dal 2000 sede del Museo Nazionale del Cinema. Vabbè Ste, ma che cosa ci azzecca Torino con il cinema? Ci azzecca sì, l'industria cinematografica italiana è nata proprio a Torino. Torniamo indietro al 1896, quando i fratelli Lumière, gli inventori del cinematografo, per la prima volta in Italia, proprio a Torino, proiettano un filmato, chiamiamolo così, e anche la prima volta con un pubblico pagante pochi mesi dopo. Poi dal 1907 l'industria cinematografica è nata e si è sviluppata proprio a Torino. Un esempio, uno su tutti, 1914, Cabiria. Forse il primo colossal della storia del cinema è stato girato proprio a Torino ed è andato avanti così per anni, fino al 1937 quando è stata inaugurata Cinecittà e di fatto l'industria cinematografica si è spostata a Roma. Ciao Turin, mi vado via. Torino che è legata al cinema anche in un senso più ampio. Ve li ricordate questi due? Sono Starsky e Hutch, i protagonisti di una famosa serie televisiva americana di metà degli anni 70. Ora, io non ero ancora nato, per cui non me lo ricordo bene nemmeno io, ma comunque questi due guidavano una Ford Gran Torino, macchina che era appunto molto in voga in quegli anni. Ma forse ci ricordiamo meglio lui, Gran Torino, capolavoro di e con Clint Eastwood, che nel film possiede appunto una Ford Gran Torino. Eh beh, ma ci sta, scusate, Torino, il simbolo del secondo dopoguerra per quanto riguarda il boom economico, Fiat, Lancia, la città delle automobili, ma direi anche la città dei motori in senso più ampio, perché a Torino è stato inventato da Galileo Ferraris il motore elettrico a corrente alternata. Quindi diciamo la città dei motori, una città anche molto grande, trafficata, dove però è stato inventato, diciamo ideato il concetto di semafori ad onda verde, proprio perché la rete viaria di Torino è fatta di strade parallele e perpendicolari e quindi è più facile controllarne il traffico attraverso il sistema dei semafori ad onda verde. In una città così, parchi, aree verdi, non ce ne sono mica tante? Pensate questo? Vi faccio ricredere io. Ti vedrai Pinella Mole nei capi. In realtà Torino è una delle città italiane con più verde pubblico per abitante in relazione alla superficie. In città ci sono circa 60.000 alberi sui viali, sulle strade e 100.000 alberi nei parchi. Ora, al di là dei numeri, delle statistiche, insomma, Torino è la 13ª città con più alberi al mondo.
tra la città e dintorni ci sono 51 parchi, basti pensare al parco della palazzina di caccia di Stupinigi piuttosto che al parco della Mandria dove c'è la Venaria Reale e molti molti altri. Una curiosità, l'idea di rendere i parchi un luogo da vivere, dove ci si può incontrare, dove ci si può rilassare o giocare, è nata proprio qui a Torino. Difatti, all'inizio degli anni 60, il primo parco italiano a dotarsi di un'area gioco per bambini era qui a Torino. Ciao Torino, mi vado via, vado lontano. Il condominio 25 Verde, che insieme al fratello maggiore più conosciuto Bosco Verticale di Milano, rappresentano degli esperimenti di bioarchitettura ecosostenibile. Insomma, degli esempi di integrazione del verde urbano con l'architettura. Allora, che dite? Cominciate ad essere d'accordo con me che Torino è molto bella? Voi che dite? L'hanno capita? Ok, allora, se vi serve altro, se ancora non è abbastanza, state lì perché arriva la seconda parte del video, nella quale scopriremo altre cose molto interessanti. Non vi anticipo niente, state lì.